Buongiorno a tutti e bentornati ad una nuova puntata della rubrica delle mamme. Oggi parleremo di beauty routine. Infatti, finita la quarantena, ritornati alla nostra vita, diciamo così, normale, le precauzioni che ci sono imposte come necessarie per poter evitare di ritornare ad una situazione di 2 mesi fa, fanno sì che la nostra pelle risenta dello stress che abbiamo vissuto e che comunque viviamo ogni giorno. Ed è per questo che la nostra amica Marilena, consulente di bellezza, ci mostra come prenderci cura della nostra pelle e del viso mediante l'utilizzo di alcune maschere, nonché un brevissimo e semplicissimo trucco per poter valorizzare i nostri occhi. Dal momento che appunto dovendo indossare la mascherina, i nostri occhi diventano il fulcro del nostro viso e quindi lascio la parola alla nostra amica Marilena e noi ci vediamo dopo. Benvenuti in questo piccolo spazio dedicato alla cura di sé. In base a questo periodo particolare che stiamo attraversando, il mio consiglio è dedicato all'utilizzo della mascherina, che sarà il nostro accessorio e ci accompagnerà nei prossimi mesi. Secondo voi, pelle e mascherina vanno d'accordo? Le mascherine potrebbero creare una maggiore umidità nella zona del viso che vanno a coprire, quindi possono causare accumulo di sebo, di sudore e irritazioni. Andando incontro all'estate, la parola chiave è leggerezza. Cerchiamo di non appesantire la pelle, facciamo sempre una corretta skincare quotidiana, sia di mattina e sia di sera. Soprattutto al mattino, scegliamo una crema da giorno leggera, con filtro di protezione, che è importante perché ci protegge non solo dal sole, ma da tutte le aggressioni ambientali. Inoltre, se lo riteniamo opportuno, possiamo utilizzare anche un siero, sempre super leggero, in modo da non soffocare la pelle già oppressa dal tessuto della mascherina. Un passaggio fondamentale da non sottovalutare è l'utilizzo di uno scrub o di una maschera, almeno una volta a settimana, in base al proprio tipo di pelle. Molto utile per pulire e tenere lontano le impurità che anche la mascherina può trattenere sulla pelle. Esistono diverse categorie di scrub e di maschere. Vediamo brevemente insieme le differenze. Le maschere sono di solito in crema e vanno applicate sulla pelle e tenute in posa per qualche minuto. Sono molto apprezzate per il loro effetto intensivo e per la loro azione rapida, ad esempio come la maschera all'argilla. Anche gli scrub sono in crema, ma con l'aggiunta di microgranuli e vanno massaggiati sul viso, togliendo le cellule morte presenti sullo strato superficiale della pelle. Grazie a questa azione, infatti, vediamo subito una pelle più luminosa e più levigata.
Ultimo passaggio, la zona del contorno occhi è la parte più esposta in questo periodo. Prendiamoci cura di lei. In base alla propria esigenza, utilizzare un contorno occhi per correggere occhiaie, borse e segni di espressione e quindi per avere un aspetto più fresco e più riposato. Applichiamolo. Utilizziamo anche un correttore per dare una maggiore luminosità e per coprire le occhiaie più profonde. Io utilizzo le mani, ma potete utilizzare anche il pennello. Infine, applichiamo il mascara per avere ciglia definite, folte e lunghe. Fatto. Non dimentichiamo la mascherina. A presto, ciao a tutte. Ed eccoci ritornati negli studi di casa mia, speriamo di poter presto riprendere le registrazioni presso gli studi di Uno TV, così da poter incontrare personalmente i nostri graditi ospiti, i professionisti che si sono avvicendati in questi mesi di quarantena, e ringraziamo Marilena che con i suoi preziosi consigli ci ha mostrato come poterci prendere cura della nostra pelle ed essere ogni giorno sempre più belle. Noi ci vediamo alla prossima puntata della rubrica delle mamme, a sabato prossimo, ciao!